Buongiorno a tutti, sono molto contenta di vedere una platea abbastanza nutrita. Vedo tra di noi insomma, autorevoli presenze, medici, sessuologi, la direttrice della nostra ASL, la direttrice amministrativa, Carmela Savino, un'autorevole collega cardiologa e anche consigliere comunale, e tanti altri amici veramente affettuosi che hanno aderito a questa prima iniziativa, come dire, a connotazione culturale ma anche a significato, a grande significato sociale. Sono molto contenta innanzitutto di dirvi che tutti coloro che intervengono oggi, intervengono coinvolti dall'entusiasmo mio e di Marco che abbiamo voluto fortemente questa iniziativa a questa connotazione, perché parlare di sessualità è sempre difficile, è ancora insomma, un tabù, è comunque insomma, un discorso sempre un po' complicato, ma che è sempre veramente fortemente presente nella nostra professionalità di ginecologi e di sessuologi. Abbiamo avuto l'appoggio di tutti, questa sala ci è stata concessa gratuitamente e di questo dobbiamo ringraziare veramente insomma, il nostro sindaco, ma anche la nostra qui presente Claudia Imbroda, che è l'assessore alle pari opportunità. E questo convegno ha un significato sociale perché noi abbiamo lavorato avendo come partner un'importante realtà qui sul territorio, che è lo sportello LIHIT, lo sportello antiviolenza, che è nato da poco, è nato relativamente insomma. Da poco, l'8 marzo, lo ricordo perché siamo intervenuti a fare una presentazione dello sportello, che quindi è una realtà che deve assolutamente avere luce e deve avere una diffusione, deve avere un senso sul territorio. E quindi mi stavo dimenticando una cosa molto importante, a parte avere gratuitamente la sala, avere tutti i nostri relatori, l'onore di avere il nostro presidente, il professore Maurizio Guida, caro amico, professore dell'Università di Salerno, presidente del corso di laurea di ostetricia all'Università di Salerno, abbiamo ottenuto anche dei dolci per il nostro break, grazie al nostro amico Ciro Santoro, che è uno dei insomma, responsabili e dei coordinatori dell'associazione dei commercianti sul territorio, quindi anche loro sensibili a questa iniziativa culturale e sociale. E questo a dimostrazione del fatto che tutte le energie, tutte le pulsioni positive del territorio possono convogliare sicuramente in qualcosa di bello che possa dare un cambiamento. E quindi questa cosa mi andava di dirla perché, ecco, magari si pensa ai commercianti che cosa c'entrano. E c'entrano perché il territorio di Ercolano è un territorio molto difficile e quindi tutto ciò che c'è di buono va sempre sottolineato. Per cui l'energia dei commercianti, l'energia degli specialisti, l'energia della giovane anche degli assessori, l'energia dei consiglieri, l'energia di tutte le competenze dello sportello di Radio Siani devono comunque dare un forte impulso e finalmente determinare un cambiamento nella mentalità e nella cultura di questo paese. Accanto a me c'è il mio caro amico e collega Marco Lombardi, che è l'autore del dipinto che è sfondo del nostro programma, quindi un grande artista, una grandissima sensibilità. E quindi niente, basta, ho detto già troppo, adesso lascio la parola a Claudia per un'apertura e un augurio per questo evento. Grazie mille e buongiorno a tutti. Quando si parla di sessualità si apre un mondo fatto di persone che storcono il naso perché è divenuto ancora un tabù, di genitori che rifiutano di affrontare questo argomento per l'imbarazzo dei propri figli e di ragazzini che sorridono proprio perché non hanno ancora piena coscienza di quella che è la propria intimità. Ma il messaggio che bisogna trasmettere è la sessualità in modo affettivo, in modo amorevole, in modo rispettoso. A tal proposito voglio ricordare due momenti. Il primo, il progetto che la dottoressa De Simone,
ha svolto lo scorso anno in una scuola dell'Istituto qui sul territorio, un progetto appunto che trattava l'argomento sessualità in modo affettivo. I ragazzi hanno partecipato in modo attivo, in modo entusiasti, e hanno avuto una risposta che è quella di capire quella che è la propria intimità, quella di capire quello che è il proprio essere, sia maschile che femminile. Ma ciò che per noi è un dato importante come amministrazione, come cittadini di questa città, è le criticità che sono emerse di ragazzine che non frequentavano alle sue età di 14 anni più la scuola perché gravide, o di ragazzini o ragazzine che non affrontavano questo tema in modo spensierato, in modo genuino, perché avevano esperienze di vita vissuta sia in prima persona negative, o anche perché avevano avuto delle esperienze con le proprie mamme, con le proprie sorelle negative, e quindi affrontavano questo tema un po' distaccati. La dottoressa è stata bravissima nel far approcciare a tutti i livelli, a tutte le generazioni, anche i docenti, anche la stessa dirigente scolastica hanno partecipato a questo progetto, e quindi faceva capire anche loro come coinvolgere i bambini, i ragazzi in questa tematica, in maniera molto spontanea, in maniera molto genuina. E il secondo momento che voglio ricordare è quello dell'argomento, che è molto importante, ma anche del luogo in cui si svolge questa discussione. Qui accanto, come ricordava anche la dottoressa De Simone, c'è lo sportello antiviolenza Lilith, uno sportello fatto di operatrici, di specialiste del settore, psicologhe. Vedo qui in sala la dottoressa Di Capo, che è una psicologa dello sportello antiviolenza, e queste operatrici, queste specialiste, non fanno altro che accogliere queste donne, le ascoltano, le osservano, non le giudicano, ma le aiutano, le fanno uscire da quello che è il proprio essere di non donne, che chiedono semplicemente un riscatto. E grazie a questo sportello, che spero possa avere la continuità anche per il prossimo anno, si cerca di dare un riscatto a queste donne, una nuova vita per queste donne e a quella delle proprie famiglie. Io ringrazio per aver organizzato questa giornata, ringrazio gli organizzatori, ringrazio i relatori, e spero che oggi sia soltanto l'inizio per poter proseguire un percorso in questa tematica molto importante. Quindi in bocca al lupo a tutti per questo egregio lavoro che fate, e complimenti. Io vengo da un'altra zona comunque, e sono molto felice. Inizialmente non lo ero, per la verità, però adesso sto incominciando a conoscere gli ercolanesi e sono molto contenta di essere qua. Sono contenta perché capisco, mi rendo conto che, come diceva la dottoressa De Simone, qui c'è molto da lavorare. C'è, come in tutte le altre zone del Vesuviano nostro, un cambio di mentalità, un cambio di approccio proprio, sia verso i problemi di ordine sociale, sia per i problemi di ordine sanitario. Io sono approdata qua dopo l'iniziata, dopo Pompei, e sono approdata ad Ercolano. Quando sono arrivata ad Ercolano mi sono spaventata, mi si è chiuso proprio lo stomaco, perché mi sono ritrovata in una struttura che non ha niente di sanitario, che non è idonea a niente, e soprattutto non è idonea a produrre sanità, perché se gli operatori non stanno bene all'interno di una struttura dove lavorano, sicuramente non possono produrre il meglio. Però devo dire che ho un'equipe, diciamo, dei dipendenti, dei collaboratori che sono la fine del mondo, cioè sono delle persone, ecco, come la dottoressa, e ne tengo tantissime, che sono vulcanici, che vogliono fare tanto e che vogliono produrre proprio per il cambio di questa mentalità. Quindi mi sono detta, siccome io sono credente, mi sono detta, chissà perché, poi alla fine della mia carriera io sono approdata proprio ad Ercolano, che era il mio ultimo pensiero. E quindi ho detto, qualcosa ci deve essere, ed è una sfida che forse il Padre Eterno mi vuole fare. Io devo riuscire, e quindi sto chiedendo aiuto, per la verità, a uscire da quel buco che è il nostro distretto e a portarlo in una zona un poco più, diciamo, decorosa, più dignitosa, cioè sono una donna. E quindi io mi batterò fino all'ultimo.
all'ultimo giorno, affinché questo sia a conoscenza di tutti e che tutti i responsabili di questo Stato si debbano vergognare di quanto stanno ancora perpetuando. Per cui io ormai sono arrivata ad un punto, lo dicevo prima, che non ho più nulla da temere, quindi posso dire le verità in tutti i sensi e in tutti i modi, e quindi non mi possono fare più niente, non mi possono né licenziare né punire, quindi io devo fare quello che la mia coscienza mi detta. Per cui io sono contenta, tengo poco spazio per me, per la verità, e quando ci stanno questi convegni il sabato è un poco faticoso, però devo dire che sono contenta di intervenire, proprio perché significa che io mi integro, perché anche io devo fare questa mia integrazione con il popolo di Ercolano, e quindi mi integro e comincio a conoscere le persone, e quindi il mio lavoro sarà ben piacevole. Mi dovete scusare se mi sono lamentata un po', oppure ho detto delle cose che forse non sono attinenti al vostro diciamo, convegno, però il vostro convegno è un segno che qualcosa bene e buone cambiate, quindi io vi faccio gli auguri e insieme a me spero che voi siete i miei bracci armati per poter fare qualcosa di buono. L'invito che mi ha fatto Raffaele Simone oggi era quello proprio di capire in che modo noi possiamo oggi vedere la sessuologia in campo medico e di riflesso in campo sociale. E io ho pensato, senza essere troppo lungo e tedioso, di partire da questo ragionamento. Che cosa spinge le persone a fare sesso oggi? A parte tutte le possibili aneddotiche risposte, vedete, c'è stata un'importante rivista scientifica internazionale che da poco è pubblicato una review, si dice, e cioè un resoconto su quali possono essere i motivi per cui la gente fa sesso. E sono state identificate 237 ragioni per iniziare l'attività sessuale, 13 fattori subprimari che spingono gli umani ad accoppiarsi e 4 fattori primari, i quali probabilmente costituiscono il punto essenziale su cui discutere e su cui eventualmente intervenire quando questi fattori fisico, emotivo, per raggiungimento degli obiettivi o per combattere la personale insicurezza, quando questi motivi vengono a galla e inficiano il benessere delle persone proprio attraverso la sessualità. E d'altro canto, vedete, esiste un vero e proprio, chiamiamolo manifesto, una dichiarazione della salute sessuale, che oggi le organizzazioni che si interessano di sessualità a livello mondiale hanno stabilito come obiettivo per il terzo millennio. Ormai siamo abbastanza avanzati in questo terzo millennio e, se voi vedete, senza che li legga tutti perché sennò il tempo non ci consentirebbe di affrontarli, ma comunque se voi vedete ormai è sancito con precisione che l'obiettivo della sessualità deve essere diciamo sviluppato attraverso il riconoscimento dei diritti sessuali, attraverso l'azzeramento di ogni disuguaglianza di genere, attraverso la condanna della violenza e vedete anche attraverso manifestazioni come queste che servono proprio ad aumentare la consapevolezza che la sessualità e la sessuologia rappresentano oggi una branca specifica che necessita di essere affrontata da persone specifiche. Questo perché? Perché persino il counseling, persino il consiglio sessuale, vedete, è ormai un'attività ben limitata, un'attività che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha proprio definito nella sua terminologia come aiuto per trasformare in stili di vita soddisfacenti e in comportamenti responsabili l'atteggiamento delle persone verso la sessualità. E cioè, vedete, il counseling non è un consiglio vero e proprio. Noi non possiamo pensare che si va da un medico qualunque o si va da una persona gentile e disponibile e si cerca un consiglio come rapporto paritario, come un accordo che si può trovare su un tema scegliendo modifiche del proprio comportamento o scelte sessuali. No, il counseling è un rapporto con una persona esperta alla ricerca di una strategia che deve essere ben codificata e che renda possibili le scelte in termini scientifici. Su questo argomento le statistiche scientifiche, le statistiche proprio che vengono dalle ricerche mediche, dimostrano che il 60% dei pazienti potrebbe parlare di problemi di natura sessuale con medico. E che se il medico andasse ad analizzare, anche semplicemente raccogliendo la storia, quella che mi
medicina si chiama l'anamnesi, ebbene la semplice raccolta dell'anamnesi aumenterebbe di 6 volte la possibilità di porre una diagnosi per problemi sessuali che altrimenti non emergerebbero mai. E la cosa interessante è che noi dobbiamo capire che l'oggetto del counseling della sessualità è soprattutto la coppia. Oggi, pensate, tra sarcasmo, come il professore vi ricordava prima, e risorima, non è possibile definire un concetto di normalità nel rapporto sessuale, perché il sintomo sessuale di ciascuno deve essere sempre collocato nella dimensione relativa all'altro. Un sintomo sessuale di per sé non direbbe niente se non fosse comparato alla coppia, all'ambito del quale questo sintomo si esprime. Pensate che addirittura, vedete questo grafico che sembra complicato ma è molto semplice anche di approccio mentale, pensate che se noi volessimo parlare di una funzione sessuale e questa funzione sessuale la volessimo diciamo gerarchizzare in ottima, un po' patologica, molto patologica, noi dovremmo sempre pensare che andrebbe vista intersecando la qualità dell'apporto e dell'attività sessuale del maschio con la qualità e l'apporto sessuale del partner, laddove cioè la relazione in tutto sarà ottimale se sono ottimali entrambi i comportamenti, e diventa subordinato a seconda che si incroci con un comportamento di una base più o meno completa di benessere dell'altro. Ecco che diventa importante il counseling, ecco che diventa importante la figura del sessuologo che sia ben preparato, perché vedete, molti studi riportano che il medico, il semplice medico, spesso è a disagio nel parlare di sessualità. Anche il medico, cioè se il paziente a volte ha delle regole, il medico neanche lui. E ci sono molte barriere che si frappongono ad una comunicazione completa tra medico e paziente. Il medico stesso, vedete, ha una serie di barriere che noi dobbiamo avere il coraggio di riconoscere, per esempio l'inesperienza sulle modalità di indagine sulla salute sessuale, un percorso formativo che non sempre è preciso nel preparare il medico ad affrontare gli argomenti sessuali, l'imbarazzo e l'inibizione ad affrontare questi argomenti, spesso la stessa coinvolgimento emotivo del medico stesso che a volte rende meno parziale l'affrontare questo problema, insomma una inesperienza sulle modalità di gestione e di trattamento delle patologie sessuali. Quindi ecco che c'è bisogno di una tecnica specifica per affrontare i problemi sessuali, c'è bisogno, vedete, di utilizzare codici linguistici adeguati all'interlocutore, incoraggiare il dialogo, utilizzare un approccio diverso a seconda dell'età, utilizzare un approccio diverso a seconda della comprensione che l'interlocutore ci mostra, insomma addirittura ricorrere anche a forme dialettali, dicono i test di sessuologia, per poter mettere a proprio agio la persona che viene a confidarsi. Ci sono aspetti specifici che il sessuologo deve saper utilizzare a seconda se si rivolge al maschio o se si rivolge alla donna, perché è notorio che gli uomini hanno maggiori difficoltà rispetto alle donne ad esprimere problemi di sessualità, hanno difficoltà ad affidarsi, hanno un senso, il maschio ha sempre un senso di immortalità che un po' lo rende spavaldo, che rende inaccettabile al maschio l'idea di dover chiedere aiuto, difficilmente parlando di salute. Non solo, ma quando poi parliamo di disfunzioni sessuali del maschio, vedete, molti preferiscono rimanere in silenzio o perché non vogliono ammettere la propria consapevolezza, la propria condizione, o perché scelgono addirittura di non essere trattati. E vedete, il 9% degli uomini ritiene che sia stato veramente affrontato questo problema col proprio medico, e il 48% degli uomini, questa statistica che è abbastanza attendibile, invece ritiene che il medico debba considerare gli aspetti sessuali nella consultazione. Dunque, l'esperto di sessuologia, la persona che si è dedicata a questo campo, quello che si dedica ad affrontare questi problemi, deve essere in grado nel maschio di riconoscere quali sono i fattori psicogeni, di riconoscere quali potrebbero essere anche le complicanze di una terapia, i segni indiretti delle patologie, e deve anche saper riconoscere quali sono gli esami più adatti ad obiettivare questa patologia. Lo stesso vale nell'approccio alla donna, che a sua volta merita una particolare considerazione specifica anche qui da parte del sessuologo,
abbiamo la necessità addirittura di riconoscere attraverso le disfunzioni della donna persino le disfunzioni maschili. La donna ha più facilità di confidarsi, e vedete che addirittura viene ormai ritenuto in letteratura che attraverso una corretta gestione della paziente femminile noi riusciamo a rompere anche quel muro che spesso intacca il contatto con il partner maschile. E vedete che attraverso lo studio della sessuologia femminile è anche possibile riconoscere una serie di fattori che sono più propriamente medici, come per esempio le infezioni sessuali, come per esempio le cistiti, l'arrivo della menopausa, l'incidenza delle gravidanze, perché ciascuno di questi che vengono definiti indicatori corrisponde poi ad una problematica che anche a livello sessuale merita di essere affrontata, gestita, trattata sempre da persone che ne siano particolarmente consapevoli. Vedete, è importante riconoscere questi problemi il più presto possibile. Non bisogna consentire che si incrostino delle incomprensioni o delle disfunzioni sessuali, perché l'intervento sessuologico si ripercuote sul benessere complessivo delle persone e quindi anche sul bene dell'intera collettività. Bisogna conoscere che cosa pensa l'uomo, che cosa pensa la donna nello stesso problema. Bisogna essere in grado addirittura, vedete, di ritenere che un approccio corretto sessuologico migliora persino la funzione dei farmaci, sia perché riesce a stimolare la condivisione della terapia, sia perché in qualche modo è più facile gestire l'efficacia. In fondo il messaggio che oggi pensavo di poter lasciare proprio in onore del concetto di sessuologia, del concetto della precisazione di questa figura è questo. Ecco, vedete, già Platone 3000 anni fa diceva che noi dobbiamo distinguere due tipi di medici. Anche a quei tempi c'era il medico che curava gli schiavi e poi c'era il medico che curava gli uomini liberi, e questa cosa è una cosa triste fin da allora. Il medico che curava gli schiavi era in genere già allora frettoloso, spersonalizzante, tiranneggiava il paziente e più o meno pensava semplicemente al proprio tornaconto personale. Il medico degli uomini liberi, il medico che invece deve essere il simbolo della medicina contemporanea, in particolare della sessuologia, visto che oggi ne parliamo di questo aspetto, è un medico che cerca la natura del male, che stabilisce relazioni strette con il malato e con la sua famiglia, trasmette il suo sapere, e vedete, già Platone lo diceva 3000 anni fa, lui stesso apprende qualcosa da lui. Grazie. Il concetto di benessere sessuale è, come anticipava Maurizio, un concetto che non è semplicemente l'assenza di una malattia o disfunzione, ma è soprattutto uno stato di benessere fisico, emotivo, mentale, ma anche sociale, cioè lo stare bene insieme in comunità, sentirsi accettati, sentirsi integrati. E quindi il benessere sessuale è un concetto veramente assimilabile a quello della salute sessuale. Benessere uguale salute. E quindi la salute però vista in un approccio veramente positivo alle relazioni sessuali, in un approccio che sia non discriminante, perché tutti devono avere la possibilità di avere esperienze sessuali piacevoli e sicure, quindi la sicurezza nella prevenzione, no? Delle malattie sessualmente trasmesse, ma soprattutto libere da coercizioni e da qualsiasi tipo di discriminazione e violenza. La salute sessuale non può essere ottenuta o mantenuta senza che ci sia la piena affermazione dei diritti sessuali. Maurizio anticipava questa dichiarazione della salute sessuale del millennio, che è un documento importantissimo per quanto riguarda il benessere sessuale e la salute sessuale. I diritti sessuali sono la prima voce della dichiarazione della salute sessuale del millennio. E quindi si affermano i diritti sessuali come dei diritti umani fondamentali, quindi assimilabili a tutti gli altri diritti umani. In particolare, facendo una carrellata veloce sui diritti sessuali, che poi serve anche a dare un'introduzione a tutte quelle che sono le relazioni degli altri colleghi, sicuramente possiamo parlare del diritto ad avere un accesso ai servizi di cura della salute sessuale e riproduttiva, e quindi qui siamo nel discorso della migliore accessibilità ai servizi di procreazione medicalmente assistita,
ma anche al servizio di counseling sessuale di supporto o anche dell'assistenza sessuale nella disabilità. Non ci dimentichiamo che nella disabilità, ma questo lo dirà meglio il collega Giammoretti, nella disabilità la sessualità è una grandissima risorsa e quindi spesso questo non è compreso, perché purtroppo negli schiavi, negli stereotipi culturali non abbiamo i mezzi ancora per poter comprendere a fondo questo discorso. Eppure qui ad Ercolano noi abbiamo due poli della disabilità molto importanti, quindi è una realtà molto importante per questa città. Ancora il diritto a cercare di ricevere e diffondere delle informazioni in relazione alla sessualità che siano eticamente e scientificamente corrette, quindi giusto appunto libere da questi stereotipi culturali e anche dalle credenze religiose. Un'educazione sessuale estensiva e promozionale, quindi non soltanto a connotazione preventiva, quindi io non devo fare solo la prevenzione delle malattie, la prevenzione delle gravidanze, ma devo anche e soprattutto forse porre l'accento sulla risorsa affettiva. Scusate, un attimo di emozione. Quindi il diritto ad avere un'educazione che sia sensibile e promozionale, che cosa significa? Un'educazione che ci dia la possibilità di tirare fuori dai nostri ragazzi, dai nostri adolescenti, tutte le risorse che hanno a disposizione per poter vivere una salute sessuale appieno. Ed un'affettività con pieno diritto, perché questi ragazzi hanno grandissime carenze, soprattutto nella relazione, hanno carenze nel poter capire quello che è il valore della famiglia, quello che è il valore dell'amicizia e quindi anche di dare un valore a se stessi, al proprio corpo e a quello che può essere il concedersi nella relazione. Il rispetto dell'integrità fisica. E qui è il tema delle mutilazioni genitali che sicuramente nella relazione di Marco Lombardi sulla sessualità multietnica verrà toccato. Ancora quello della scelta del partner. Ognuno di noi è libero di vivere una sessualità libera, di scegliere il proprio partner. L'orientamento sessuale è un fatto privato. Dobbiamo capire, e questo se ancora non lo conosciamo, lo dobbiamo sottolineare, che l'orientamento eterosessuale, ma anche omosessuale, ma anche bisessuale, è un fatto che non è incluso nel manuale delle malattie mentali, cioè nel DSM, no? È un fatto oggi fisiologico, quindi non dobbiamo avere nessuna forma di discriminazione o di preconcetto nei confronti della scelta di un partner. Io dicevo, raccontavo ai miei ragazzi, quando quest'anno abbiamo fatto questa bellissima esperienza del progetto, dicevo, ma quando parlavamo della omosessualità, gli chiedevo, ma se voi sapeste che la dottoressa De Simone a casa avesse una partner femminile, se fosse legata affettivamente ad una donna, per voi che cosa cambierebbe? Sarebbe la stessa cosa? Oppure mi giudichereste male? E questo è il concetto. Noi le persone le stimiamo e le vogliamo bene a prescindere dall'orientamento sessuale. I ragazzi, fortunatamente, quindi vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto, e non è vero l'amore a dire non ce ne importa niente. È quello, se tu hai a casa un marito e dei figli, o hai una compagna con altrettanti figli, a noi non importa nulla, perché tu sei quello che sei e ci dai la tua amicizia indipendentemente da tutto questo. Quindi la scelta, anche il diritto a scegliere un partner, senza giudizio. Decidere se essere sessualmente attivi o no, quindi anche il concetto molto moderno della sessualità che ancora non è ben conosciuto, ben definito, ma comunque il diritto anche a non esprimere la propria sessualità e la propria attività sessuale. Ma soprattutto, e questo poi sarà argomento non soltanto della relazione della collega Valentina Rossi, ma anche grande punto di discussione dello sportello Lilith, avere delle relazioni sessuali consensuali. Cioè noi dobbiamo avere delle relazioni che siano libere dalla violenza, che non dobbiamo subire una violenza domestica, dobbiamo poter vivere serenamente la nostra famiglia,
in tutte le circostanze, perché poi quando affronteremo la tavola rotonda anche della gravidanza, delle volte anche la gravidanza come condizione fisiologica e delle volte quasi, come dire, una condizione speciale, una condizione nella quale bisognerebbe sentirsi sempre protette, e invece una condizione nella quale si subisce violenza molto facilmente, una violenza economica, una violenza delle volte sessuale, una violenza psicologica. E quindi i diritti sessuali contengono tutti questi argomenti, e anche il matrimonio consensuale, il discorso delle spose bambine, che forse anche questo Marco affronterà. E poi decidere pure se quando avere bambini, cioè il diritto ad avere una contraccezione consapevole, decidere se è il momento giusto, se le circostanze ci sono per poter avere un bambino. E non ultimo, il diritto di poter avere una vita sessuale soddisfacente, sicura e piacevole in tutta la nostra esistenza. Moltissimi dei progetti sulla prevenzione del benessere sessuale, come dicevo prima, sono preventivi, quindi hanno il significato di porre l'accento su quelle che sono la prevenzione dei rischi delle malattie sessualmente trasmesse, la prevenzione delle gravidanze. Ma se noi spostiamo invece l'attenzione e l'accento su un'altra dimensione, che è quella invece del piacere sessuale, allora forse la percezione del benessere sessuale cambia. Il piacere sessuale è sicuramente il più potente fattore che contribuisce alla realizzazione della salute, ma soprattutto della felicità di una coppia, di un uomo individuale. E quando nella storia noi abbiamo affrontato, si è affrontata la tematica del piacere, spesso il piacere è stato considerato un peccato, una patologia. L'amore passionale e il desiderio sessuale, per esempio, espresso da una donna, sono stati spesso visti come una minaccia per l'ordine sociale, ma anche per l'ordine politico e religioso. Anche il desiderio sessuale, anche la masturbazione femminile o l'interesse omosessuale espresso dalle donne è stato fino a poco tempo fa considerato proprio un sintomo di perversione o di malattia psichiatrica. Ma oggi, finalmente, per le donne si è aperta un'area diversa, l'area della autorealizzazione, del protagonismo, e soprattutto un'area nella quale c'è una confermazione diversa, dove non più la maternità è il nucleo centrale della sessualità femminile, ok? Ma la dimensione del piacere colloca la donna in uno stato in cui lei è in grado di poter chiedere piacere nella coppia, di poter anche gioire della sessualità sana nella coppia stessa, e quindi di poter avere anche un ruolo da protagonista in questo. E quindi si passa da una sessualità passiva ad un'attiva, quindi che legittima la donna nella espressione di se stessa e della propria personalità. Ovviamente questo è un passaggio non facile, che richiede ancora moltissimo tempo affinché si possa compiere del tutto, e quindi la strada è ostica, ma non è, come dire, non perseguibile. Gli studi più moderni della psicologia evolutiva collocano il piacere sessuale anche come proprio quella funzione, vicino alla funzione di assicurare proprio la sopravvivenza della specie, la procreazione, perché se non c'è piacere, io probabilmente, se non riesco a godere, a fruire della mia famiglia e a fruire bene di un'attività sessuale, i figli non li faccio. E quindi il discorso è questo, cioè se il piacere è una dimensione importante nella sfera sessuale, oggi il benessere sessuale è assimilabile a un benessere globale, perché il benessere sessuale è anche il benessere che tutela la stabilità delle famiglie, tutela la stabilità individuale, nel benessere psicologico individuale, e quindi c'è fortemente il bisogno di intensificare i programmi proprio di promozione della salute sessuale, per dare appunto una salute individuale e poi anche una salute della coppia e una famiglia.
Allora vi parlo della visione olistica della sessualità, cioè quella che è contenuta nelle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che noi esperti nel campo, operatori della sessualità, conosciamo bene, e che ci dice che testa, mente, quindi e corpo, in questa visione non possono essere scissi. Io non posso parlare di sessualità separando la testa dal corpo. Quindi io devo guardare un individuo, devo guardare una donna, un uomo, soprattutto quando mi viene a portare una disfunzione, nella sua globalità, nel suo complesso di testa e di corpo. Quindi nella visione si chiama psicosomatica e somatopsichica, che non è altro la base del cosiddetto modello integrato che è stato divulgato dalla nota professoressa Chiara Simonelli, che è la base della nostra formazione di sessuologi. Nel modello integrato noi abbiamo l'idea di lavorare in equipe. Il modello integrato impone, al cospetto di una disfunzione, quella di confrontarsi nelle diverse professionalità. Il sessuologo deve poter interagire con il ginecologo, deve poter interagire con lo psicoterapeuta, con l'urologo, se si tratta di una disfunzione sessuale maschile, per poter arrivare ad un sospetto diagnostico, ma anche per poter formulare per priorità gli interventi da effettuare. Quindi l'approccio integrato come lavoro d'equipe è di fondamentale importanza. Quindi ciò sta a significare che la figura del sessuologo è una figura che necessariamente deve entrare in partnership con gli altri, quindi bisogna che si affranchi questa realtà proprio nella sanità, nella realtà territoriale. E poi voglio tornare al discorso di Maurizio con questo appunto. Maurizio parlava del benessere di coppia, anche lui del counseling e anche è bella quella immagine, quella diapositiva della percezione ottima. E questo invece è il concetto del personal distress, no? Quando noi possiamo curare qualcosa quando c'è un vissuto di sofferenza, viene chiamato personal distress questo. E quindi non è più, come dire, noi non dobbiamo pensare di curare colui o colei che esce fuori dai modelli culturali normativi, cioè da ciò che la società ci impone. Noi dobbiamo curare quel personale sentimento di sofferenza che deriva da una condizione che non ci fa stare bene. Quindi questo ci fa comprendere, dobbiamo comprendere come una disfunzione sessuale non è una patologia che può essere portata solo e semplicemente dal partner, no? Ma è sicuramente nella coppia anche una, come diceva bene anche Maurizio, qualcosa che arriva insieme, che dà una sofferenza individuale e poi di coppia. E quindi è necessario che noi abbiamo in questo senso una interpretazione comprensiva. Quindi comprensiva sottolineato perché? Perché noi dobbiamo assolutamente avere un'osservazione partecipante, si chiama empatia, cioè si chiama atteggiamento empatico, per poi tenere la persona nel suo insieme, non soltanto vedere il sintomo, la malattia, ma vederla nel corpo e nella mente. Quali sono le nuove prospettive in tutto questo discorso legato al benessere sessuale, alle disfunzioni sessuali? Le nuove prospettive sono sicuramente per il benessere sessuale, il cosiddetto benessere psicologico di cui vi ho tanto parlato, e quindi la diffusione dell'approccio integrato come lavoro d'equipe, come sinergia di competenze. Quindi anche il benessere genitale. Quindi qualcosa che è sicuramente molto del ginecologo, no? Quindi il benessere genitale per la sfera genitale femminile, che in particolare con l'era della menopausa, col calo estrogenico, sviluppa tante patologie, l'atrofia vaginale, la dispareunia, dei cistiti recidivanti, e quindi ecco l'evoluzione in nuove tecniche.
tecniche come la laser terapia, la terapia orale, orali con analoghi degli ormoni, degli estrogeni, dei recettori degli estrogeni, e la riabilitazione del pavimento pelvico, le tecniche di biofeedback proprio per la terapia delle disfunzioni sessuali, sia traumatiche che per esempio come la dispermia, la vulvodinia, nessuno ci affliggono come specialisti ginecologi e come sessologi, quindi troviamo un grandissimo aiuto in queste nuove tecniche. Ancora le nuove prospettive, l'assistenza sessuale nella disabilità, un discorso che è moderno, ancora insomma agli albori. Ci sono tantissimi progetti, ma forse uno pilota, quello del Love Giver, dello psicoterapeuta Battrini, di Max Viliano Guglieri, che è un tetraplegico che molto si è battuto per questa realtà, e l'assistenza sessuale nella disabilità non è assolutamente insomma fornire il prostituto o la prostituta, no? Che soddisfi, come dire, il bisogno sessuale fisico di un disabile, ma è invece formare degli operatori del benessere che possano promuovere un'assistenza all'emotività, all'affettività del disabile. Ok, quindi noi speriamo che questo possa prendere, come dire, una strada giusta, una strada diversa, e si possa affrancare in realtà. E poi i programmi di educazione affettiva e sessuale, voi sapete, avete ben capito che io tengo molto a questo argomento, ma farlo con competenza, insomma farlo con la capacità e anche l'onestà, no? Etica e scientifica, perché oggi esistono veramente le linee guida, esistono delle linee guida alle quali non ci si può sottrarre per somministrare dei giusti consigli, dei giusti programmi per l'evoluzione e il sostegno soprattutto di una fascia come quella dell'adolescenza, che è molto complicata, no? Anche se in verità questi programmi le linee guida dell'OMS svelano che l'educazione sessuale, sessuaffettiva, dovrebbe cominciare dalla tenera età di 4 anni. Ma noi siamo ben lontani ancora culturalmente da poter pensare questo. Ci basterebbe semplicemente poter affrancare come realtà quella di dire: ok, esiste un percorso, esiste un programma stilato sulle linee guida, diffondiamolo quanto più possibile, diamogli voce. Un luogo adatto, ma il luogo noi ce lo creiamo, le scuole sono comunque un luogo giusto, no? Sono un luogo giusto se vieni ben accolto. E io devo dire che l'esperienza insomma della pilota dell'anno scorso è stata bellissima, quindi non è i luoghi, è forse la cultura, no? Però ecco, noi ci siamo, voglio dire, qui ad Ercolano questa cosa qua l'abbiamo già lanciata, speriamo che possa avere, come dire, una diffusione importante su tutto il territorio, dei dati unesuliani. Vabbè, questo non è altro che il logo affettivo del mio progetto che si chiama Capire l'amore, e comunque per dire che ha avuto una risonanza, cioè ne hanno parlato la radio, ne hanno parlato tantissime testate giornalistiche, la 27esima ora, ne hanno parlato insomma di Re Giovani. È stato veramente, abbiamo avuto un riscontro molto importante, anche perché era un progetto, un pilota, veramente al sud non c'era, quindi l'abbiamo fatto, l'abbiamo realizzato e speriamo di poterlo portare avanti. Mi piace molto l'esempio di Raffaella, e vorremmo avere veramente molte persone che collaborassero fattivamente e definitivamente con lui, perché abbiamo bisogno di queste cose. Io nella mia pratica quotidiana vedo moltissime utenti di varie tecnologie, e quello che mi colpisce è che ognuna ha un percorso diverso ed è molto complesso relazionarsi e cercare di far venire fuori da loro i bisogni, le necessità, le curiosità. Io vedo pazienti africani, pazienti dell'est Europa, indiane, il caso notturno ormai è mezzo mondo che gravita, e ognuna di queste fasce chiede sicuramente un aiuto, soprattutto la popolazione africana, che
vive una sorta di schizofrenia sessuale le donne, perché sono abituate alla loro sessualità, vengono portate da lui e vengono viste sul mercato parallelo di prostituzione e quindi sottoposte alle richieste che non sono parte della loro cultura. E quindi ci ritornano a noi, nella fattispecie a me, dove chiedono un aiuto che sia soprattutto morale, perché l'aiuto materiale non è stato migliore di danno, anche se con alcune organizzazioni umanitarie riusciamo a incanalare un percorso di riabilitazione, diciamo, non è molto complesso perché abbiamo alle spalle pericolose realtà. E quindi sono abituato a vedere migrazioni genitali, per fortuna ultimamente lo vedo molto volte. E quello che mi colpisce è che la sessualità dell'africano, per esempio, è mirata molto alla sfera riproduttiva. È in genere la donna che accede da me per i suoi problemi, e solo quando proprio veramente non si riesce a tenere la situazione, il marito si decide, ma con grossa violenza da parte della moglie, ad arrivare a lui. E chiaramente si rifiuta di fare qualsiasi cosa, perché nella sua mentalità c'è la totipotenza, cioè, e quindi questa è un'ennesima forma di violenza sulla donna che io combatto fortemente, perché impongo all'allontanamento dal mio ambulatorio di fare le indagini al marito. Perché ritengo che sia una forma di violenza inaudita sulla donna africana, questa forma senso di colpa. Loro, se la donna non riesce a dare il bambino, la lasciano, magari la causa è del partner. Ed è molto diffusa questa cosa. E inoltre tenere sotto controllo anche dal punto di vista epidemiologico le malattie sessualmente trasmesse è molto importante, quindi questo approccio, diciamo, multietnico sulla sessualità. Questo per quanto riguarda le popolazioni africane. Poi arrivo all'est Europa, lì è veramente un muro, non si riesce a capire niente. Quello che si nota è che c'è proprio una barriera tra uomo e donna. La patologia maschile non arriverà mai, è coperta, proprio un fatto virtuoso, dalla donna e dal partner, non ci arriverà mai l'osservazione all'uomo. E anche lì c'è una grossa diffusione, perché ormai sul nostro litorale domizio c'è la costruzione maschile e femminile, quindi bisogna stare veramente molto attenti a tenere per le reti strette queste due tipi di popolazioni, perché altrimenti è una bomba che se si innesca non si finisce più, è una propagazione infinita. Quindi diciamo che il territorio, in questo contesto, il consultorio, il territorio diventa una struttura proprio di prima accoglienza. Io sono molto amante e favorevole allo sviluppo del territorio, perché pur venendo da una realtà universitaria sono innamorato del territorio, perché mi dà la possibilità di interfacciarmi quotidianamente con chiunque. Io accetto chiunque, qualcuno mi dice tu apri le braccia a tutti quanti nel tuo ambulatorio, ma è così. Io non posso negare se c'è la prenotazione o non c'è la prenotazione. Se io ho una paziente davanti a me, una donna, un uomo, un ragazzo, come faccio a dire non c'è la prenotazione a non entrare? C'è una problematica seria, vissuta, un dolore, io faccio entrare, a volte anche litigando con i miei, io faccio entrare, vado oltre il mio orario, non è che sono un santo, non fa niente, 10 minuti ci vado oltre, però è fondamentale, se una donna extracomunitaria, e io ne vedo tutti i giorni, il 70% della mia utenza è tutta extracomunitaria e non in lingua italiana, mi arriva fuori orario, e loro arrivano sempre fuori orario perché magari in quel momento hanno finito di lavorare, il loro lavoro è particolare, io che faccio? Io la visto, contro tutte le regole la vedo, le offro un aiuto, e quindi sono abituato a questo tipo di impostazione lavorativa. Mi piace molto anche la realtà di Ercolano, pur se ci lavoro da meno tempo e con un numero minore di ore, però anche qui vedo che se si riesce, se si vuole, sono molto felice del nuovo direttore che ci ha mostrato questa forza e questa senza paura. Ecco, mi ha colpito molto la sua frase quando ha detto non ho paura più di nessuno. Ben vengano persone che non hanno più paura di nessuno, perché noi personalmente non abbiamo paura più di nessuno. Io mi sono vaccinato sulle paure, altrimenti non tornerei più a casa tutti i giorni dal lavoro, perché affronto la prostituta, la madama, affronto di tutti, io
quindi paura ormai non è più. E se fossimo spaventati da persone che non hanno paura e aprissero un po' di più le porte e dessero la possibilità a molti colleghi di lavorare un po' di più in condizioni più decenti, noi saremmo veramente felici. Noi qui quello che riusciamo a fare lo facciamo con lo sforzo, non dico sovrumano perché c'è di peggio, però ci diamo molto da fare. E io credo che per quanto riguarda il Colano è una realtà anche qui molto complessa, perché sono due zone dove c'è questo influsso comunque un po' indaginoso, solo che è molto mascherato. Io quando vado a lavorare a questo notturno so benissimo chi mi trovo davanti, come proteggermi, come fare. Ercolano è tutto un percorso un po' più soft, però c'è da lavorare con attenzione. E il discorso della sessualità è fondamentale, perché da là poi nasce il benessere fisico, nasce la tranquillità, la prevenzione delle gravidanze, la prevenzione della malattia di trasmissione sessuale, cioè c'è un mondo che si apre. E dare stabilità a queste coppie, a queste donne, con dei consigli e dei suggerimenti, sicuramente ci assicura, soprattutto a noi che lavoriamo a ritmo continuo, un benessere maggiore e mette diciamo, anche in condizione di una spesa sanitaria di ridurla. Io vedo esami di scritti proprio senza competenza, senza niente, giusto per togliersi queste persone dalla scatola. Questo non è corretto, la persona va accolta, va guardata, va parlata, va visitata. E bisogna avere un'onestà morale intellettuale, che se non si capisce una cosa bisogna dire a chi è più competente. Cioè è questo il discorso. Bisogna allargare e non aver paura di gelosie professionali. Ognuno di noi sa il suo bagaglio culturale. Quando non si sa bisogna chiedere aiuto a chi ne sa più di noi, non bisogna avere l'idea di essere troppo patenti. Queste diciamo sono un po' le realtà che io parlo. La sessualità multietnica in effetti uno la fa tutti i giorni sul campo, è molto difficile standardizzarla perché sono realtà completamente diverse che si pongono al momento. Io vedo cinesi, vedo russi, vedo africani, insomma vedo di tutte, e ognuna di queste ha una forma particolare di sessualità. Tutto è sicuramente molto celato, riuscire a far parlare, riuscire a estrapolare la patologia, il dubbio, è molto complesso, e qui veramente ci vorrebbe l'intervento dello specialista formato in questo senso. Perché noi ginecologi siamo abituati alla relazione immediata, alla diagnosi, alla terapia. Qualcuno di noi forse è più abituato al dialogo, a parlare, a capire, però certe figure dovrebbero ormai essere importanti, affiancate alla figura del ginecologo consultoriale. Io ho grosso amore per il consultorio, questo lo ripeterò fino alla fine, e veramente mi auguro che il territorio possa esplodere in senso positivo. Mi sa che a volte ce lo fa implodere o esplodere in senso negativo. Abbiamo sempre minacce di chiusura, riduzione di ore, si tolgono questo, si tolgono quello. Noi lavoriamo molto e lavoriamo bene per quello che c'è possibile fare, e quindi lo sviluppo della sanità sul territorio è di fondamentale importanza. Poi tutto il resto, le grosse patologie, le grosse problematiche vanno riportate agli universitari, agli ospedalieri, con i quali bisognerebbe collaborare, e qui noi abbiamo in alcuni casi un'ottima intesa, in altri casi non c'è niente da fare, cioè noi siamo gli specialisti di secondo livello e l'universitario o l'ospedaliero non ci accoglie nemmeno, ci sarebbe a sentire. Però per fortuna ci sono persone di grossa intelligenza e sensibilità che si rendono conto che noi riusciamo. Noi siamo il primo filtro, quindi noi che accogliamo la persona, noi che la seguiamo, la accogliamo la confidenza, forse molto più noi che non il grosso ospedaliero che non ha magari il tempo, cioè per accogliere una patologia minore. E dovrebbe essere quindi mirato molto lo sviluppo del territorio. Questo è il punto, invece, soprattutto in alcune zone ad alto rischio. E a mio parere la mia è questa, sono non ad alto rischio ma sono a buon rischio, e quindi qui si può operare una grossa opera di prevenzione, soprattutto per combattere, parlavamo prima, sulle mutilazioni genitali. Per fortuna sono anni che non le vedo, avrò fatto 2-3 anni sulle mutilazioni genitali, per ora non le vedo più.
però chiaramente c'è il discorso delle spose bambine, alcune popolazioni indiane, i sinti, io mi trovo a osservare ragazzi di 13-14 anni che vogliono i bambini, vogliono i figli, e la problematica è complessa. Mi arriva di ambulatorio una coppia formata da un ragazzo di 13 anni, quindi immaturo anche da un punto di vista fisiologico, e una ragazza di 16, accompagnata dai padri e dai mamme, che non arrivavano alla metà tutti quanti insieme, e lamentavano perché non avevano figli. Io dico, scusa, mi fai entrare questo tuo marito, mi trovo davanti un bambino, cioè senza nemmeno la crisi puberale. Dico, scusa, come fa questo a fare un figlio? La risposta fu, ma io l'ho fatto a 13 anni. E quindi loro li scelgono, li mettono insieme, 13-16 anni, devono fare figli. Tipo gabbia proprio così. Questo anche per gli indiani, per gli africani hanno fatto un doppio marito, una doppia moglie, questa è una discussione. In genere la prima parte è in Africa e qui c'hanno la seconda famiglia. Arrivano in Italia, rivogliono la gravidanza, poi c'è un, non so perché, questo magari il professore Guido me lo illustrerà, c'è un'evoluzione in senso fibromatoso con gli uteri. Tutte le donne africane hanno gli uteri fibromatosi. Tutte le donne africane per un problema alimentare vanno incontro al diabete, quindi c'è uno scompenso metabolico generale che se raccolto sul territorio è una forza, perché liberiamo gli ospedali di cose inutili, di cose all'ospedaliero, al professore universitario deve arrivare al caso selezionato. Quello che sceglie, che lavora, dovrebbe essere il medico di base, che chiaramente è preso da troppi pazienti forse, e lo specialista ambulatoriale del settore, che deve operare una scelta e indirizzare verso i punti giusti i pazienti con la loro problematica. E quindi quello che trovo le spose bambine, io ne vedo tutti i giorni i sinti e che ho detto prima? Gli indiani, spose bambine. E quindi questo è un po' il panorama, la sessualità affettiva è molto, molto poco osservata sinceramente in questi casi, perché non si conoscono, i matrimoni vengono fatti per pseudo corrispondenza. Io tengo una figlia di 13 anni, c'è cioè questo ragazzino di 14 anni, facciamoli sposare. Quindi questi non si conoscono minimamente e li mettono insieme e prendono la gravidanza. Ed è bellissimo far capire che quello a 13 anni non è ancora uomo, cioè non ha fatto lo sviluppo, cioè proprio era il pubere. E là giù volpe da morire questo ragazzino, che chiaramente camminerà la sua vita con un'impotenza futura, secondo me, perché chiaramente non è in grado di soddisfare una ragazza di 16 anni che invece è donna, quindi non mestruata con un atteggiamento alla donna. E lei lo guardava con fare come dire, tu a che serve, a che mi serve? E questo qua, davanti agli occhi, sconvolto, cioè mi fece una tenerezza unica, io cercai di raccogliere il parlaccio, ma è inutile, te li strappano da sotto. Gli africani poi è difficilissimo parlare extra ambulatorio perché lì bisogna stare molto attenti perché c'è una, se sono generalmente scortate da qualcuno che le veicola a noi che pensa solamente al loro benessere fisico, ma fisico in senso lato, fisico da un punto di vista solo. Poi se c'è una patologia non ce l'ha, altri, altri settori non gliene importa minimamente. Certo è che io ho notato che ho combattuto HPV con la collaborazione in questo caso del Policlinico, con la buona intesa del professore Martinelli del Policlinico, noi mandiamo su e riusciamo a recuperare molte donne con incinte che affette da HPV, da epatite, eccetera. E questo ci riorganisce. Noi abbiamo avuto anche Medici Senza Frontiere in collaborazione con l'ASL di Caserta, al momento abbiamo Emergency. Quindi c'è anche questo secondo polmone che ci drena un po' di persone che hanno di tutto. Il problema principale è la sessualità, c'è sempre, però è la sessualità tramite questa anamnesi sessuologica corretta che ci fa arrivare poi a scoprire queste patologie mascherate o sottoposte. Questa è un po' l'esperienza. Io mi auguro veramente che persone come Raffaella possano trovare più respiro, perché la voglia, la competenza, il sorriso di una giovane collega che ha voglia di mettersi in gioco, che ha voglia di collaborare, che ha voglia di fare,
potesse spazzare un po' via certe situazioni stagnanti, certe cose ferme. Cioè, se io vado a lavorare la mattina, io voglio lavorare. Voglio lavorare, voglio essere messo in condizione di lavorare, però senza lagnarmi, se non c'ho quanto giusto. Certo, mi preoccupo, lo faccio notare, però basta lagnarsi, andiamo a lavorare e non andiamo a guardarci solo a lamentarci. Per cui personaggi di questo genere che vengono magari anche volontariamente a fare questa forma di lavoro che è notevole ed è più complesso, ben venga, veramente sarei felicissimo di averla al mio fianco nel lavoro, lo dicono senza false. Ma potrebbe contentissima delle idee. Ma sì, io vedo, ci conosciamo non da molto, ma vedo l'entusiasmo, vedo la voglia di fare tre prenotati, quarta distanza, via si fa, ma è così che si deve fare. Bisogna recuperare il paziente, bisogna farlo entrare nel nostro ambulatorio, bisogna essere ruffiani anche per l'interesse del paziente e non ultimo anche per salvaguardare le nostre posizioni. Oggi siamo sottoposti a tagli contro tagli, ma lavoriamo, insomma, non ci stiamo sempre a guardare il numero, lavoriamo, prenotate, facciamo arrivare gente nei nostri ambulatori, iniziamo a dialogare un po' di più, iniziamo a parlare e iniziamo a produrre. Sapevo questo è il tempo. Brava. Sorridi donna, sorridi sempre alla vita, anche se lei non ti sorride. Sorridi agli amori finiti, sorridi ai tuoi dolori, sorridi comunque. Il tuo sorriso sarà luce per il tuo cammino, faro per naviganti sperduti. Il tuo sorriso sarà un bacio di mano, un battito d'ali, un raggio di sole per tutti. È importante, prima di andare ad approfondire gli aspetti centrali, capire bene di cosa parliamo quando parliamo di menomazioni, di disabilità e di handicap. Con menomazione intendiamo una perdita o una anormalità a carico di una struttura o di una funzione psicologica, fisiologica o anatomica. Per disabilità si intende una limitazione che è conseguente a una menomazione. Infine con handicap intendiamo una situazione di svantaggio conseguente ad una menomazione o ad una disabilità che un soggetto limita o impedisce l'adempimento al ruolo normale per tale soggetto in relazione all'età, al sesso e a fattori socioculturali. Ma di chi è la sessualità? Socialmente riceviamo l'immagine che è sessualmente attivo solamente un individuo giovane, bello, prestante, e quindi come possiamo immaginare una sessualità per una persona disabile? Come ce la immaginiamo? Hanno anche loro una sessualità? Chi se ne prende cura? Come si sviluppa? Viene affrontato questo tema? Spesso viene affrontato, ma rimanendo legati a quelli che sono gli stereotipi sulla sessualità della persona disabile. Qui vediamo alcuni dei principali luoghi comuni che riguardano i disabili. Ad esempio, spesso è considerazione comune che non possono fare i genitori, non sono in grado di controllare il comportamento sessuale. Pensiamo ai ragazzi con sindrome di Down, che spesso attuano comportamenti sessualizzati in contesti che sono inappropriati, come nelle scuole o anche in casa. Bisogna fare un lavoro che spesso è difficile per far capire che ci sono dei momenti e dei luoghi adeguati per avere un comportamento sessuale. Non è semplicemente reprimendo questi impulsi che sono del tutto normali per un ragazzo, specie per un adolescente, che si raggiunge, diciamo, lo scopo di andare a lavorare su queste aree importanti. Non sono in grado di avere rapporti sessuali, sono asessuati o socialmente inadeguati, e spesso la relazione fra due persone disabili viene vista come una scelta obbligata, in quanto sono dello stesso genere, virgolettato, viene vista come una scelta esclusiva, non hanno un'altra opzione di poter scegliere una persona senza disabilità, e quindi viene socialmente considerato che si devono appunto avere una relazione fra di loro. Queste sono le principali variabili che sono implicate nella salute sessuale. Poi vedremo nel dettaglio, quando parleremo dei trattamenti che sono possibili, nella possibilità per avere una salute sessuale soddisfacente per le persone disabili, e i principali sono l'effetto dei medicinali, la salute fisica, la salute mentale, la qualità della relazione e gli atteggiamenti verso la sessualità.
vorrei mettere una sottolineatura sulla parità delle relazioni e degli atteggiamenti verso la sessualità, perché come hanno parlato appunto nelle relazioni precedenti, la sessualità non è veramente l'atto biologico, ma è, la sessualità comprende anche l'affettività, quindi è fondamentale pensare ad un'educazione sesso-affettiva. Infatti appunto è importante anche soddisfare l'esigenza relazionale. Infatti c'è appunto una dimensione relazionale che comprende il desiderio di incontro, dei sentimenti di amore e di affetto, ed una dimensione che invece si concentra più sull'area genitale, che comprende l'erotismo, la corporeità e la ricerca del piacere. Questo è un argomento centrale anche in relazione con quello che ha accennato la dottoressa Di Simone quando si parlava del progetto dell'assistente sessuale, che non deve essere fornire solamente delle prestazioni sessuali per la persona disabile, ma appunto anche sensibilizzare a quella dimensione relazionale che spesso viene totalmente trascurata, quindi insegnare l'affettività e spiegare anche questi sentimenti di amore e di affetto che spesso vengono taciuti, ma invece sono assolutamente normali e funzionali nello sviluppo dell'adolescente e della persona. La sessualità di coppia all'interno delle relazioni nelle quali è presente disabilità non viene molto trattata in ambito scientifico, mentre online sono numerosi i forum e blog che parlano di questa della sessualità della coppia con disabilità, e emerge principalmente che viene vissuta con mancanza di intimità e sopravvento della relazione di cura nelle coppie dove un partner ha disabilità ed uno non. Quindi il partner assume il ruolo di caregiver, di alimentare quell'aspetto di intimità e di sessualità maggiormente orientata verso il rapporto sessuale, ma prevale quell'aspetto di accudimento e cure. Il rapporto viene considerato una sorta di accomodamento e ripiego nel caso in cui entrambi i partner sono disabili, è quello che abbiamo visto un po' prima, che viene vista appunto come una scelta forzata, quella di avere una relazione tra due persone disabili. Le persone disabili hanno delle difficoltà a mantenere una relazione stabile e invece ci sono anche delle risorse, come vediamo nell'ultimo punto, in quanto le relazioni stabili aumentano l'autostima ed aiutano ad accettare il proprio handicap. Qui infatti vediamo i tre livelli su cui è importante fare attenzione e focalizzarsi, distinguerli ma soprattutto integrarli, quello della funzione sessuale, quello della relazione sessuale e dell'identità sessuale. Sono tre sfaccettature dello stesso aspetto. Infatti la funzione sessuale riguarda principalmente l'aspetto prestazionale del rapporto, con desiderio, eccitazione, orgasmo, la capacità di muoversi durante il rapporto stesso. La relazione sessuale riguarda maggiormente l'aspetto affettivo, mentre l'identità sessuale va a comprendere quelli che sono i vissuti e l'aspetto individuale della persona con disabilità, infatti riguarda la mancanza di autonomia, molto spesso perdita di attrattività che sente la persona che ha un handicap, e riconsiderare soprattutto il ruolo della sessualità. Quest'ultimo infatti è un punto centrale di quello che è il trattamento che si può fare con le persone disabili. Rinegoziare il significato di sessualità, pensare che la sessualità è ancora possibile, sono possibili nuove forme di sessualità. La sessualità non è solamente il rapporto penetrativo, ci sono altri numerosi modi di vivere la propria sessualità, la propria affettività, e soprattutto ristabilire appunto anche l'intimità fra due membri della coppia, ricostruire uno spazio comune che non preveda solamente delle cure, ma prevede anche dei momenti di intimità e di vicinanza tra i partner. Le possibilità per pianificare un'attività sessuale soddisfacente sono molteplici, come vedete. Si può innanzitutto prendere in considerazione l'effetto dei farmaci qualora la somministrazione sia presente all'interno della coppia, e pianificare l'attività sessuale quando i farmaci non interferiscano con questa. E vivere la sessualità nei momenti del giorno e della notte in cui ci si sente maggiormente riposati, specie per le patologie che riguardano appunto l'apparato muscolare e
quindi possono provocare una stanchezza e non anche qui aderire per forza allo stereotipo che ci viene socialmente trasmesso, che è quello che la sessualità va vissuta per forza a letto, la sera, quando si spinge la baciura. E anche se può essere difficile e doloroso rinunciare alla spontaneità dell'iniziativa del rapporto sessuale, perché ultimamente, specie con questo volume che vedete, Pleasurable, sono proposti numerosi supporti per l'attività sessuale delle persone disabili, che molto spesso possono sì snaturare la spontaneità del rapporto stesso, ma forniscono un aiuto fondamentale per la realizzazione dello stesso. Mentre l'altro volume che vedete è il Kama Sutra dei disabili di Gabriele Viti, che offre degli spunti anche in chiave ironica, se vogliamo, di come poter avere un incontro sessuale fra due persone. Qui vedete alcune figure che trovate nel volume, mentre gli altri riguardi appunto riguardano il volume Pleasurable, che parla di sessualità e disabilità, sfatando alcuni miti e fornendo, a seconda della patologia presentata, alcuni supporti che possono favorire l'incontro sessuale senza pensare di snaturarlo, ma anzi agevolando e facilitando l'incontro tra queste due persone. Io vi volevo complimentare soprattutto per questa iniziativa che è veramente splendida, unica nel nostro territorio. Volevo complimentarmi con l'ASL che la sostiene un centro. Volevo fare una piccola osservazione, al di là del grosso discorso del dopo di noi. Due osservazioni volevo fare, perché questo deve essere il primo gradino di un lungo percorso che dovrete fare, e spero che tutti vi diate la vostra parola d'onore, che tornerete con altri convegni, perché ho trovato veramente una mattinata importante. Cosa dobbiamo fare? Guardiamo il nostro pubblico, donne, guardiamo di cosa parliamo. La sessualità è femminile, il piacere sessuale è maschile. Allora, io mi aspetto sempre un pubblico misto, le pari opportunità, perché la sessualità è mista. Due persone, piacere sessuale di due persone. Noi non dobbiamo mai discriminare, in senso né negativo né positivo, l'altra parte del cielo, come dice il mio maestro che sta qui di fronte. L'altra parte del cielo può essere l'altra parte della coppia. Allora, la presenza delle donne è bellissima stamattina e io ringrazio tutte quelle che sono presenti, le ringrazio ad una ad una, ma avrei voluto una mattinata con voi. Voi siete splendidi nelle vostre professionalità, siete ginecologi, avete una popolazione femminile. Dove sono i maschi che fanno sesso con le donne, che vogliono avere una sessualità, e i maschi vogliono avere un piacere sessuale? Sono due cose che noi dobbiamo mettere insieme per avere la serenità della coppia. Quindi io vi invito, ma vi prego, di continuare questi incontri con il doppio, con i maschi, e portate, io faccio il cardiologo, ho un aspetto della sessualità durante la mia attività con quella che si chiama disfunzione erettile. La disfunzione erettile può sembrare una cosa non del cardiologo, la disfunzione erettile è il primo segno della cardiopatia ischemica. Molti uomini hanno paura di confessare questo difetto, vanno dal neurologo, devono venire al cardiologo, è il primo segno della malattia di cuore, che le coronarie non funzionano, il primo segno è la disfunzione erettile. Ricordiamoci questa cosa importante, e dal mio osservatorio ho un'altra cosa importante: ci sono molti farmaci che usano i cardiologi che fanno male al sesso, soprattutto nei maschi, causano riduzione della sessualità, ma soprattutto riduzione della libido. Molte coppie, ho imparato all'inizio della mia professione, nessuno parlava, perché era una femmina e quindi non si poteva parlare con un medico cardiologo della sessualità, non si poteva parlare. Adesso invece noto una cosa bellissima, che io guardo con grande tenerezza ma con grande evoluzione dei tempi. Le mogli vengono mano nella mano con i mariti a chiedere di risolvere un problema che imparano a sapere che è legato ai farmaci. E questa la trovo una cosa bellissima da un punto di vista dell'evoluzione.
Quindi anche in tutti i punti del nostro lavoro c'è un problema sessuale. Questo problema va risolto sempre. Non, stamattina abbiamo parlato di donne e disabili. Non è così. Noi dobbiamo parlare di donne, di maschi, di disabili, di coppie eterosessuali, di coppie omosessuali, perché la sessualità è la globalità della società. Se noi stiamo bene a casa, se noi stiamo bene con il nostro corpo, se noi stiamo bene con la nostra mente, se noi stiamo bene con le nostre pulsioni sessuali, siamo una società corretta, civile e democratica. Perdonate questo mio modo di essere, ma è un incentivo a loro, è un incentivo a loro perché sempre, perché debbono prendere un impegno vero a continuare questa, questa prima cosa che abbiamo fatto, questo primo incontro. Io credo che, come dico sempre, noi non abbiamo l'ascensore, nessuno di noi, non ce l'ha l'ASL, non ce l'ha il comune, non ce l'ha l'università, non ce l'ha nessuno. Abbiamo le scale e le scale sono fatte di gradini. Questo è il primo gradino. Grazie. Andando un po' in, nel vivo proprio della presentazione, naturalmente parlare di violenza di genere riguarda un tema molto vasto e ho pensato di dare un taglio che è molto specifico proprio sulla violenza all'interno delle relazioni di coppia. Perché? Perché naturalmente si è visto, anche guardando un po' le statistiche, fatti di cronaca, che la violenza per lo più delle volte accade proprio tra le mura domestiche, quindi non avviene da parte di sconosciuti, ma molto spesso è proprio il partner che perpetra, insomma, questa violenza. E poi perché è un tipo di, come vedremo, di relazione particolare, delle particolarità, e è importante vederle, conoscerle in modo tale da cercare di prevenire un po' questo tipo di fenomeno, ma anche avere un occhio più sensibile quando ci troviamo di fronte ai casi appunto di donne che subiscono tale violenza. Quindi, parlando un po' in generale di che cos'è la violenza domestica, comprende qualsiasi danno fisico, psicologico, sessuale perpetrato o dal partner o da un ex partner. E questo ci fa un po' capire l'impatto, perché a livello mondiale si stima che la violenza dentro le mura domestiche è la causa di disabilità grave o di morte quasi a parità del cancro, e che le dirette conseguenze sia di natura fisica che psicologica siano più rilevanti degli effetti provocati da incidenti stradali e da malattie messe insieme. E gli studi poi dimostrano che le donne vittime di violenza naturalmente accedono molto ai servizi di pronto soccorso oppure di ambulatori ginecologici o di medici, medico di medicina generale e di uso di psicofarmaci, quindi è un fenomeno che ci deve interessare molto. Che cosa comprendiamo quando parliamo di violenza? Queste sono le quattro, diciamo, tipologie che dobbiamo prendere un po' in considerazione, anche se naturalmente non vuol dire che se c'è un tipo di violenza non c'è l'altra, solitamente sono un po' tutti insieme. E abbiamo la violenza fisica, che comprende le percosse finalizzate a causare morte, invalidità, lesioni o danni. La violenza sessuale, che è qualsiasi tipo di approccio di tipo sessuale contro la volontà della partner, minacce di violenza fisico-sessuale, che possono essere intimidazioni verbali, minacce di morte, lesioni o danni, anche queste, anche se sono tra virgolette solo minacce, hanno anche loro un bel peso, e non ultima la violenza psicologico-emotiva, che comprende tutti quei comportamenti finalizzati a ledere e demolire la dignità del partner. Come vedremo, questa è un tipo di violenza molto importante, perché forse è proprio grazie, tra virgolette, a quella che si mantengono molto queste relazioni e non si esce dalla relazione violenta. Quindi, per vedere proprio le caratteristiche della relazione violenta, è che viene sempre esercitata dalla stessa persona, quindi c'è sempre una divisione molto rigida dei ruoli, uno è sempre la vittima, uno è sempre l'autore.
La violenza è stabilmente presente nella relazione, quindi al contrario di quanto si può pensare, che a un certo punto, mentre il partner e la relazione va sempre bene, è sempre molto carina, a un certo punto ci sono questi raptus di violenza, in realtà è proprio tutta la relazione, è come se fosse una modalità di interazione essere violenta. E quindi c'è questa permanenza. E in ultimo il fatto che viene esercitata anche in assenza di motivazioni oppure per futili motivi, quindi non c'è la possibilità di modulazione o di previsione. Questo è anche un punto molto importante, perché spesso si tende ad avere un pensiero lineare, causa-effetto, cioè c'è stato un episodio, c'è stato qualcosa che ha causato la violenza, e quindi questo fa avere anche una visione un po' errata da parte anche della stessa donna, che può a volte pensare di riuscire a modulare, appunto, di cercare di gestirla bene, perché può capire come non far arrabbiare il partner, come non far avere questi episodi di violenza. In realtà non c'è tutto questo, non c'è un modo per modulare una previsione, proprio perché questi scatti, chiamiamoli così, di violenza non sono dovuti a specifici motivi. È un fenomeno sottostimato, c'è una grande difficoltà delle vittime a denunciarlo, c'è proprio perché si instaurano delle componenti psicologiche di forte peso, quindi la donna spesso si vergogna, si sente in colpa, non si sente legittimata a chiedere aiuto e a denunciare. E come vedremo è proprio immischiata in questa relazione, non riesce a uscirne. Scarsità delle indagini di vittimizzazione, ma come l'ultimo punto è anche molto importante, perché spesso c'è una inadeguata formazione di tutti gli operatori che si trovano di fronte ai casi di violenza, come per esempio accade nelle forze dell'ordine o operatori sociosanitari nel sistema giudiziario. E questo infatti lo possiamo vedere anche da tutti quei fatti di cronaca, dove spesso viene fuori che magari c'erano state delle segnalazioni in precedenza, solo che siccome non direttamente collegate a delle minacce che sembravano reali, allora non sono state prese in considerazione. Altre volte magari, quindi anche quando la donna riesce a superare la barriera della vergogna e a parlare, ci può essere un'incapacità dall'altra parte a prendere questi segnali. Altre volte appunto la donna non parla, però ci sono altri segnali che potrebbero essere colti, quindi sarebbe molto importante avere una formazione adeguata. Le cause, naturalmente non c'è appunto un modello lineare, non possiamo trovare una causa che determina la violenza. Gli studi sono stati tanti, naturalmente possiamo dividere in due grandi filoni. Un gruppo di studi che si rivolge a indagare la storia personale della vittima e dell'autore in maniera separata, cioè cercando di capire quali possono essere le caratteristiche di personalità che possono predisporre a fare violenza e a subirla. E tutti invece quegli altri studi che pongono proprio un focus non separati vittime autore, ma in relazione. E questi sono degli studi molto importanti, perché comunque, come vedremo, non si può considerare la coppia fatta da due individui, punto, ma è proprio il sistema di relazione che va cambiato, che c'è qualcosa che non va in quel sistema. Però vedendo un po' quali possono essere le caratteristiche, questo è uno studio abbastanza recente, proprio portata avanti anche dalla professoressa Simonelli, che vedeva appunto quali caratteristiche hanno autore e vittima. Senza andare magari nello specifico, però possiamo vedere delle caratteristiche simili tra autore e vittima, tra cui patriarcalismo, che sarebbe un po' appunto avere quell'immagine, quella visione delle relazioni dove la donna appunto ha c'è un'inferiorità della donna rispetto all'uomo, e ce l'hanno entrambi. Ci sono anche delle caratteristiche di personalità che possiamo vedere sono la bassa autostima nell'autore, per esempio bassa autostima, insicurezza, disturbo antisociale o borderline di personalità. Nella vittima quello che vediamo è che c'è anche qui una bassa autostima, solitamente una depressione. Quindi possiamo dire che nell'autore, ad esempio,
una bassa autostima, un'insicurezza fa sì che per sentirsi più sicuro si sente soltanto in questo modo sicuro avendo un controllo sull'altro, quindi agisce questo tipo di modalità. E dall'altra parte la vittima ha appunto questa anche bassa autostima, e questo è un fattore molto importante perché è lì che va a colpire la violenza psicologica, perché se c'è invece una situazione più di instabilità a livello emotivo, di personalità, magari alcuni segnali di violenza vengono colti prima, oppure si può riuscire, non dico facilmente perché non è mai facile, a interrompere questo circolo vizioso. Invece è come se andando a colpire già una bassa autostima, la donna non si sente proprio appunto legittimata a poter, per esempio, credere di meritare di meglio e tutto questo. Ah, inoltre c'è anche una storia pregressa di vittimizzazione, quindi questo naturalmente che succede? Che se in infanzia c'è avuto una storia di questo tipo è come se fosse l'unico modello di relazione appresa, quindi purtroppo si tende un po' a ripetere le solite relazioni, anche se sono dolorose, perché sono le uniche relazioni che si riconoscono, quindi a volte scegliamo il male minore, tra virgolette. Però cos'è importante vedere? È proprio importante vedere tutte le dinamiche relazionali che si vengono a creare, perché queste coppie sono delle coppie, per esempio, molto chiuse, molto isolate, dove è difficile capire dove inizia uno e dove finisce l'altro. Solitamente gli spazi personali sono molto ridotti, ma non gli spazi pratici, cioè di attività che si possono fare, ma proprio di come riconoscere due persone separate con diversi desideri, diversi punti di vista. Queste persone come se sono totalmente un tutt'uno e isolate, perché naturalmente l'isolamento è anche un fattore che aiuta a restare, cioè tra virgolette è usata dall'accusatore, proprio perché non avendo altre relazioni attorno, la donna l'unica relazione che ha è quella, ha difficoltà poi ad uscire proprio per questo, ma è proprio una cosa che caratterizza queste coppie. Questo è un concetto molto importante, perché quando si parla di causa, quello che vi dicevo un po' prima, spesso si sentono queste parole: è stata dovuta a un raptus, a un momento, a un delitto passionale, a un impulso, un attacco di follia, cioè tutto come se qualcosa che a un certo punto arriva, cioè dove la persona è sempre stata, nessuno se lo sarebbe aspettato, a un certo punto impazzisce. E questo, oltre a portare a giustificare molto il comportamento di chi abusa, non fa invece tener conto di tutto il contesto, tutto ciò che c'è invece di permanente stabile. E quello che vediamo è che solitamente è molto raro che in realtà sia un atto così improvviso, ma molto spesso ci sono degli indicatori, anche se possono non sembrare direttamente collegati alla violenza. Quindi ad esempio questo troppo amore che ho messo è perché molti comportamenti di controllo, possesso, reazioni violente spesso vengono giustificate con mi ama troppo, e siccome c'è un grande troppo amore naturalmente mi controlla perché ha paura di perdermi, non vuole dividermi con nessuno perché mi ama troppo, ha delle reazioni violente perché quando uno pensa che, spesso si dice, la calma è la virtù di chi non è coinvolto, come se appunto chi invece è molto coinvolto è normale che ha delle reazioni così esplosive. Quindi questa confusione di fondo non fa invece rendersi conto che alcuni comportamenti che sembrano molto belli, molto positivi, perché questa persona ci riempie di attenzioni, sono proprio quelli segnali invece di una relazione patologica. Infatti, per esempio, mettere in atto comportamenti, ecco, che danneggiano l'intimità e l'autostima, l'identità e l'autostima. Questo è naturalmente uno di quei comportamenti che fanno parte della violenza psicologica. Allora, abbiamo detto che avendo già una vulnerabilità, quindi una bassa autostima, tutti quei comportamenti che la vanno a ledere ancora di più sono sia un segnale di una modalità violenta, ma sia uno di quei fattori che fanno sì che non si mantenga la relazione, perché appunto io poi non mi sento in diritto di poter uscire.
spinta all'isolamento della persona dal suo contesto sociale. Questo appunto viene spesso molto confuso con mi vuole tutta per sé perché appunto mi ama così tanto. In realtà è come se c'è una difficoltà invece da parte dell'autore di tollerare il fatto che l'altra persona sia una persona separata e che possa avere delle altre cose oltre a lui. Invece queste persone come se vogliono essere tutto l'universo della persona, non una parte. E naturalmente anche questo è un fattore che potrebbe, appunto, come vi dicevo, far mantenere la relazione, perché la persona si isola completamente, non ha più nessuno. Maggiore tendenza al controllo, quindi amicizie, attività lavorative, per esempio anche a comportamenti molto protettivi, molto premurosi di no, mi preoccupo, non uscire da sola, ti vengo a prendere, ti accompagno, facciamo questa cosa insieme invece che farla da sola. Sono tutte delle modalità che a volte vengono appunto confuse con ci tiene molto a me, per questo vuole fare tutto insieme. In realtà sono modalità appunto di controllo, perché io non voglio che tu abbia delle cose tue, devo sapere tutto quello che fai, ci devo essere io. Controllo dello stipendio, questo è un fattore molto importante, perché spesso molte donne non riescono a separarsi o a divorziare perché c'è comunque una, come si dice, una dipendenza economica, e quello è un fattore comunque importante da tenere in considerazione. Minaccia perpetrata, che può essere sia fisica, quindi della sopravvivenza, oppure danneggiamento morale, vado a riferire questo che è un'informazione personale, oppure relazionale, ti lascio. Dobbiamo considerare che la violenza appunto non è solo un momento, ma c'è proprio un ciclo, e all'inizio c'è come una crescita della tensione che è costituita dal fatto che l'accusatore, insomma l'autore della violenza, inizia ad avvertire uno stato emotivo agitato, non riesce a capire neanche lui che cos'è, perché a volte, molto spesso capita che queste persone non abbiano una consapevolezza dei propri stati d'animo. E quindi che succede? Che questo stato di malessere, come se cresce sempre di più, e si attacca a tante piccole cose, quindi pensieri ossessivi di gelosia, qualsiasi risposta data in modo sbagliato, e quindi si accumula tutta questa tensione. Dall'altra parte la tensione inizia anche nella vittima, perché inizia a accorgersi che qualcosa si sta muovendo, e per esempio qui può mettere in atto tutti quei comportamenti il più tranquilli possibili per non far arrabbiare l'aggressore. In realtà si è visto che molto spesso questi comportamenti quasi fanno crescere ancora di più questa tensione invece di stopparli. La fase del maltrattamento: la tensione accumulata alla fine esplode con appunto la violenza. Ma qual è una fase molto importante che ci fa capire perché uno rimane in quella relazione? Che dopo di tutto questo c'è questa fase della luna di miele, che è chiamata così proprio perché è una fase perfetta. Cioè lì viene l'autore, si calma e si sente in colpa, si giustifica, ma dà proprio il meglio di sé in questa fase. E mette in atto tutti quei comportamenti che, come vi dicevo, sono l'altra faccia della medaglia della violenza, che però sono quei comportamenti che hanno fatto nascere, hanno fatto agganciare quelle persone, quindi tutte quelle ricerche di attenzioni, quelle manifestazioni d'amore. Dopo c'è lo scarico della responsabilità, anche questo è molto importante, perché dopo essersi pentito e giustificato, l'autore tende a dare la colpa a fattori esterni, quindi in modo tale da piano piano togliersi la colpa, e quindi la partner vittima è come se fosse una sorta di pulizia, ecco, dell'abusatore. E spesso questa colpa non viene data solo a fattori esterni, ma spesso alla partner stessa. Quindi c'è un ma tu mi hai provocato, lo sai che io sono nervoso. Quindi il fatto che la partner si prenda questa responsabilità è quello proprio che fa sì che la partner si vergogni e non vada a chiedere aiuto. Perché dobbiamo capire bene perché una persona decide di restare in quella relazione? Perché se noi pensiamo solo ai fattori pratici, non ci perdiamo dei pezzi. Quindi spesso che succede? Che si forniscono alla donna tante cose importanti
per cui lei finalmente può lasciare, però poi di fatto la donna non lascia. E quello che a volte accade purtroppo è che questo faccia nascere un atteggiamento giudicante verso la donna da parte di chi, magari dell'operatore stesso che ha fatto tanto per aiutarla a trovare una sistemazione, a darle un lavoro, qualsiasi cosa per farla sganciare, poi però non c'è risposta. Però se si ha questo atteggiamento giudicante come per dire vabbè, allora sei tu che ci vuoi stare, statti, naturalmente la donna poi non si sente legittimata a chiedere un'altra volta aiuto, a parlare. Quindi è importante che ci sia una sensibilizzazione proprio su questo. Le prime ricerche dicevano che c'era una componente masochistica, quindi le donne volevano rimanere nella relazione perché in realtà ci stavano bene. Per fortuna queste ricerche sono state messe un po' in discussione e si è visto che ci sono più che altro dei fattori socioculturali e anche socioeconomici che vanno a influire sul fatto che le donne restino a queste relazioni. Socioeconomiche, quelle che dicevamo, appunto il fatto di non avere una dipendenza, anche indipendenza economica. Socioculturali sono tutte quelle norme con cui noi cresciamo in continuazione, appunto i ruoli per esempio di genere così rigidi, la società patriarcale, tutte quelle cose che fanno sì che un po' la persona pensa che sia normale. Quindi tutti i fattori, quelli che diciamo un po' prima, l'isolamento, la mancanza di una rete di supporto, l'insicurezza finanziaria, le opportunità occupazionali ridotte, come anche quelle formative e professionali, naturalmente sono fattori che contribuiscono, non è che sono la causa del fatto che queste donne rimangano, però hanno il loro peso. Però a livello psicologico che succede? Un po' hanno pensato a questo modello, come se una donna si sentisse all'inizio intrappolata in questa dinamica da dove non riesce a uscire, piano piano si arriva a una potenza acquisita, quindi è come se a furia di fare vari tentativi, di provarle tutte, la persona si arrende. Anche perché voi dovete considerare, cioè bisogna considerare, che fa molto male l'accettare, il pensare che il proprio partner, una persona che si ama, è quella che ci fa del male. Quindi molto spesso è molto più facile, purtroppo, a livello mentale, negare, giustificare in tutti i modi, addirittura meglio prendersi la colpa pur di non perdere quest'idea. Quindi a volte quando parlano le donne molto spesso non sembrano non avere un contatto con la realtà di quello che succede. E quindi all'inizio la donna tenta di far funzionare sempre la relazione in ogni modo, poi i tentativi falliscono ogni volta e la violenza si ripresenta sempre e quindi si sente di dover giustificare in continuazione e continua a cercare di sistemare le cose. È proprio un loop in cui si va. E ci sono queste distorsioni, come un po' dicevo anche prima, quindi dominazione e controllo è uguale a interessamento e amore. Violenza fisica viene totalmente minimizzata, le pressioni sessuali non vengono proprio riconosciute, nel caso ci siano. Che cosa si può fare? Allora, sicuramente la prevenzione primaria, cioè lavorare proprio su quegli stereotipi, quelle norme così rigide che ci sono e... Anch'io sono molto con Raffaella sull'idea di un'educazione sesso-affettiva perché è proprio questo che può andare a scardinare. Io lavoro con il mio gruppo di educazione sessuale, non andiamo a fare interventi proprio mirati alla prevenzione della violenza di genere, però già trattare, si può trattare l'argomento pur non nominando mai violenza, perché se si va a trattare come si può entrare in relazione, le relazioni, entrare in relazione in una maniera salutare, appunto, senza tutto questo controllo, e andare a scardinare tutte quegli stereotipi che pesano, già questo è un passo importante che va proprio alla base. L'altra cosa è sicuramente invece una sensibilizzazione di chi si trova appunto a contatto con queste donne, cercare di essere in grado di identificare quando ci sono questi segnali di violenza e sapersi imporre in un modo sensibile, perché è molto importante, altrimenti, come vi dicevo prima, la donna non si aprirà una seconda volta.
E per esempio è molto importante chiarire che la sicurezza fisica della donna sarà affrontata, esprimere la preoccupazione per la pericolosità della situazione in cui la donna si trova, provvedere a individuare insieme una sistemazione sicura che può essere importante in questa fase di contatto iniziale. Questi sono esempi di validazione che comunque appunto sono frasi che si possono dire alla donna per sentirsi più capita, come appunto la violenza è un crimine, ha diritto di denunciarlo, lei non è la sola a essere colpita dalla violenza, non lo merita. Naturalmente non è che tutto questo è efficace da solo, perché come abbiamo detto, se ci sono delle vulnerabilità a livello di personalità più profonde, ci vuole un lavoro più importante, non ce la caviamo con una pacca sulla spalla dicendo dai tu sei forte. Quindi dobbiamo considerare tutti questi stereotipi, la violenza come forma di interazione appresa, appunto, dobbiamo continuare a metterla in atto, e il fatto i temi di responsabilità e di senso di colpa, perché andando a lavorare su quelli forse si può cercare di aiutare davvero. Quindi il trattamento per impegnarsi nella pianificazione di questa sicurezza, affrontare la minimizzazione da parte della vittima, la rabbia e la dissociazione, aiutare a comprendere questo trauma, lavorare i sentimenti di colpa e di vergogna, usare la relazione terapeutica per capire in che modo il trauma e i meccanismi si sono rappresentati nel presente, perché comunque noi quando entriamo in relazione in generale mettiamo sempre in atto i nostri modelli, quindi anche nella stessa relazione terapeutica si ripresenteranno i modelli che la donna per esempio mette in atto con l'abusatore, l'autore, quindi si può lavorare sul presente. Fare attenzione ai temi della regolazione delle emozioni e dell'attaccamento che influenzano queste dinamiche. Questo giusto per uno spunto, nel senso ci sono naturalmente trattamenti che possono essere efficaci per gli autori di violenza. Il problema è che ci sono tantissimi ostacoli, perché prima di tutto non riconoscono il fatto di essere di avere dei problemi, tra virgolette, ma non riconoscono neanche di aver fatto violenza, quindi prima ancora, perché c'è proprio una totale negazione che a livello psicologico ha un senso, perché naturalmente gli permette di stare bene, perché se loro sentissero in colpa starebbero una schifezza, quindi ha un qualcosa di funzionale che naturalmente però va a non far mettere in contatto la persona con quello che non va. Quindi scarsa consapevolezza, alto tasso di recidiva, impossibilità nel poter agire in tempo su alcuni inneschi della violenza. Io sono nella veste proprio di coordinatore della centrale di violenza a presentare quella che è stata la nostra esperienza nella provincia di Napoli, perché siamo attivi da 6 anni nella provincia di Napoli e da marzo siamo attivi sul comune di Ercolano. In questi anni molte cose stanno cambiando, siamo all'inizio di un cambiamento, perché se ne parla adesso di violenza. Quando abbiamo iniziato eravamo l'unico centro in tutta la provincia di Napoli, poi ce n'era un altro invece il centro. C'era proprio una totale assenza di strutture in grado di sostenere le donne in un momento di grande difficoltà, e anche la formazione degli operatori era ancora da definirsi quando abbiamo iniziato. Ora possiamo invece riconoscere che si inizia a parlare, cioè le donne hanno maggiori strumenti informativi, cioè la definizione delle forme di violenza che sono state illustrate prima dalla dottoressa, a cui io aggiungerei la violenza economica, perché non poter accedere allo stipendio non è un controllo, quella è proprio una forma di violenza, perché anche le donne, anche quelle che non lavorano, contribuiscono alla gestione di una casa, e quindi questo va riconosciuto ed è una violenza e si può presentare questo anche in sede di separazione, quindi è riconosciuto. Si ha maggiore consapevolezza adesso, ma siamo ancora molto lontani da quello che auspichiamo possa essere invece uno standard di relazioni in cui la differenza diventa un valore e in cui viene riconosciuta, perché come è stato anche già illustrato, nelle coppie in cui
verificano fenomeni di violenza, è molto difficile riconoscere i confini tra sé e l'altro, cioè coppie fuse e confuse in cui desideri e bisogni non vengono assolutamente riconosciuti. E questo ha chiaramente una serie di conseguenze che noi tocchiamo con mano nell'operato quotidiano, perché le nostre utenti arrivano al centro presentando, oltre alla bassa autostima e anche alla sfiducia, quanto può essere devastante la violenza dalla persona che ci sta accanto e che si professa come la persona che deve proteggerci. Oltre a questo, noi troviamo anche una grossa difficoltà ad essere attori e responsabili della propria vita, come se loro fossero in balia di qualcuno che deve salvarle. E quello che è l'obiettivo del centro invece è proprio il capovolgere il paradigma dalla vittima alla donna che è artefice del proprio destino. Cioè, una volta che la violenza viene riconosciuta, quindi anche la posizione di difficoltà e di pericolo viene riconosciuta, il lavoro che viene fatto è quello sulle risorse, cioè quali sono le risorse interne della persona, quali sono le risorse esterne della rete sociale, della rete istituzionale che può sostenere le donne in difficoltà. E tutte queste analisi vengono effettuate, per quanto riguarda il singolo caso, nel centro antiviolenza, che è organizzato in modo tale da poter fare un'analisi dei casi. Il primo contatto, oltre a quello che può essere telefonico, Facebook, è un contatto personale, cioè c'è una prima accoglienza, e la parola accoglienza non è una parola a caso, cioè è proprio il momento in cui si accoglie una richiesta di aiuto, si definisce la storia della persona che si rivolge a noi, e in quel contesto, in quella sede, viene svolta una prima analisi della domanda, quindi viene fatta una valutazione delle risorse e di quelle che possono essere le criticità specifiche del caso e di quelle che sono appunto le risorse del caso. E la prima accoglienza non è soltanto un filtro e non è soltanto un'attività di segreteria, ma è proprio un'attività che si muove un po' al confine tra lo psicologico e il sociale. Infatti non è un caso che nel nostro centro siano delle psicologhe, delle psicoterapeute ad occuparsi di questo, proprio perché è necessaria la capacità, a nostro avviso, la capacità di gestire un colloquio con un altro, perché si muovono anche negli operatori delle componenti emotive che poi sono molto difficili da elaborare per chi non è adeguatamente formato a farlo. E per garantire un servizio di eccellenza, perché deve essere un servizio di eccellenza, un servizio di una relazione di aiuto, è fondamentale che gli operatori siano in grado di gestire questi aspetti emotivi. Perché noi abbiamo a che fare anche con donne che possono essere in pericolo di vita, quindi non è facile, non sono, come dire, non sono cose burocratiche, ecco. Durante la prima accoglienza viene poi definito insieme all'utente quello che può essere il percorso più adeguato al caso. Perché noi offriamo delle consulenze, dei servizi, ma poi a seconda dei casi queste vengono modulate, proprio per venire incontro a quelle che sono proprio le specificità della signora che si rivolge a noi, che può sembrare una cosa ovvia, però applicare protocolli precostituiti non aiuta quando ci troviamo poi di fronte a utenti che possono avere delle situazioni molto, molto diverse. Una volta definito il percorso e quindi valutata la rete sociale, le risorse, si possono poi offrire varie consulenze. Abbiamo una consulenza legale, sia in ambito civile che penale, per offrire gli strumenti alle nostre utenti, gli strumenti legali per poter scegliere che cosa fare
perché purtroppo non è detto che tutte vogliano separarsi, e nessuno le spinge a farlo nel rispetto del loro libero arbitrio. Cioè viene chiaramente esplicitata la situazione di pericolo e viene nominata la violenza, che è una cosa che non sempre è facile fare, ma le nostre utenti sanno che si possono rivolgere a noi liberamente e che nessuno le forzerà mai, perché troveranno nel centro sempre una porta aperta ad accoglierle. C'è poi la consulenza psicologica, che è un servizio fondamentale nei centri antiviolenza. La possibilità infatti di elaborare dei propri aspetti e di sostenere anche le signore in un momento di difficoltà è una delle azioni proprio principali che che il nostro centro offre, e che diventa anche uno strumento in grado di far venire fuori quelle risorse che non si pensavano che ci fossero, e far venire fuori delle criticità, delle relazioni che non erano state messe in luce precedentemente. E poi noi offriamo anche l'orientamento al lavoro. E l'orientamento al lavoro rappresenta il ponte, ecco, tra l'utente e il mondo esterno, il mondo del lavoro, perché se è vero che ci sono delle dimensioni relazionali che bloccano l'utente all'interno della relazione violenta, è vero anche che senza una possibilità economica e anche di autostima, perché il lavoro smuove delle componenti narcisistiche che possono essere un incentivo ad avere conferma, no, del proprio valore in quanto persona, e questo diventa veramente un elemento fondamentale e anche molto delicato il discorso dell'orientamento al lavoro, perché è bene accedervi nel momento in cui i tempi interni sono maturi, cioè quando c'è una consapevolezza, ecco, di quella che è la propria posizione all'interno della relazione violenta, e del fatto che si può uscire da questa relazione, che non si deve essere necessariamente ingabbiati in una fusione con l'altro, che poi diventa una fusione mortifera. Nel fare tutto questo lavoro, che è appunto un lavoro di sportello, di centro, di front con l'utenza, ci troviamo di fronte a quella che è forse il fenomeno, cioè quello che viene fuori del problema degli stereotipi e delle relazioni asimmetriche tra i sessi che pervadono la nostra società. Cioè, noi siamo tutti immersi in stereotipi e pregiudizi, ma in primis gli operatori, insomma, noi non siamo immuni da tutto questo, e questi stereotipi guidano il nostro agito in maniera più o meno inconsapevole. Quindi è chiaro che ci troveremo sempre di fronte a fenomeni di violenza finché questa situazione culturale continuerà ad esistere, ad essere così. E come aveva anche detto Raffaella prima, giustamente, la formazione è forse il nostro strumento per poter trovarci meno casi di violenza conclamata e riuscire a prevenire e anche a cogliere delle difficoltà che si presentano nelle relazioni, quindi cogliere delle sfumature che passano sotto gamba ancora e invece riconoscere quelli che possono essere anche degli aspetti di fragilità a cui le relazioni ci espongono e che invece possono poi degenerare, ecco, in relazioni che sono relazioni patologiche. E a questo scopo, insomma, il lavoro con gli adolescenti, il lavoro nelle scuole, ma anche appunto con bambini più piccoli è fondamentale, come anche il lavoro con tutti gli operatori ed esperti del settore che hanno a vario titolo contatti con famiglie, donne, e
possono intercettare quindi precocemente il disagio e mettere anche in moto una rete per la presa in carico che è in grado di intervenire appunto precocemente, prima che le situazioni invece diventino incistate, perché poi quello che noi vediamo spesso sono delle dinamiche talmente reiterate che si cristallizzano, che diventano molto difficili da interrompere o da modificare. E quindi questo diventa un elemento veramente fondamentale. Un'ultima cosa, dato che vedo che ci sono molti ginecologi in sala, abbiamo notato nelle testimonianze delle nostre utenti che il momento della gravidanza è un momento molto delicato anche per l'insorgere della violenza. L'idea che ci siamo fatti è quella di un cambiamento degli equilibri all'interno della coppia che rende più facile un passaggio all'atto, nel senso una difficoltà di gestione di elementi e di equilibri che si vanno rompendo, perché è un momento di cambiamento e quindi diventa uno dei momenti in cui spesso emerge la violenza fisica. E quindi fare molta attenzione a questo, perché forse se ne parla poco, ma questo è un tema molto 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 delicato, di cui forse dobbiamo farci tutti carico. Sì, tu su questa osservazione veramente hai colto un punto molto importante, perché il cambiamento della relazione durante la gravidanza è un cambiamento delle volte catastrofico, perché soprattutto quando nella coppia l'uomo vive la situazione non di gioia e coinvolgimento nei confronti del figlio che la moglie ha portato in grembo, ma di esclusione, e quindi si sente messo da parte, si sente in secondo piano, eccetera, verosimilmente in quel momento scaturiscono molte dinamiche veramente insomma brutte, che delle volte cominciano ad affacciarsi, no? La donna comincia a vederle, a sentirle, e non si rende conto, perché poi per la donna stessa la gravidanza e soprattutto il postparto non è mica così semplice. Tanto spesso il postparto nelle donne, prima di accettare questo bambino che si vedono fuori dal grembo e dice ma chi è? Prima di accettarlo e riconoscerlo come quella simbiosi che vivevano internamente, ci mettono del tempo, c'è il cosiddetto fenomeno del baby blues, la depressione postpartum, per cui è veramente un momento complicatissimo. Allora, nella mia piccola esperienza, io posso dire che quando la gravidanza è vissuta, desiderata o no, più o meno desiderata, ma vissuta insieme negli incontri con il ginecologo, anche nei colloqui, rispetto a quello che mi sarebbe piaciuto fare prima, no? Della tavola rotonda sulla gravidanza, cioè il piacere, rapporti sessuali, eccetera, perché anche lì ci sono delle dinamiche molto importanti da portare fuori. Quando quindi si viene insieme, si vive tutto insieme, eccetera, sembra che tutto possa prendere una piega più bella, più fisiologica, ma quando invece la donna è lasciata un po' sola, ma perché forse l'altro si sente abbandonato, si sente messo al secondo posto, escluso, e allora pare che subentrino questi meccanismi un po' violenti e viziati. Infatti, non penso che sia un caso, no? Ma c'è una tematica di esclusione di fronte ad un'altra rispetto alla questione funzionale, certo, diventata materializzata. Eh sì, va bene, grazie. Allora, come diceva Raffaella, noi abbiamo fatto questo nell'ultimo anno scolastico, questo progetto in una scuola, in realtà in due plessi diversi di Ercolano, con due platee che poi abbiamo scoperto essere anche molto diverse sotto determinati punti di vista, da punti di vista strutturali, quindi proprio per classi di età, alcuni erano più grandi, altri rientravano nell'ordine proprio dei adolescenti da scuola media, quindi 12-13 anni, l'altra scuola invece aveva un'età media che superava i 14 anni, quindi erano molto più grandi di età. E abbiamo fatto questo percorso molto bello, molto interessante, per il quale in entrata e in uscita abbiamo sottoposto i ragazzi ad un questionario.
Questo questionario, vi assicuro, è un questionario non semplice, perché va detto questo, proprio perché il nostro era un progetto pilota, noi abbiamo scelto per prassi scientifica di utilizzare un questionario che non abbiamo elaborato noi, quindi un questionario che fosse accreditato e che aveva, era composto di tre parti principali. Una che aveva a che fare con l'individuo, proprio con le conoscenze, il background di conoscenze di individuo. Un'altra parte invece, quelle che erano le conoscenze tecnico-scientifiche, là insomma era poi la parte che interessava rispetto a quello che realmente sapevano, ma poi c'era anche, ed è questa la parte più interessante, quella che è stata l'acquisizione di competenze rispetto emotive e rispetto allo sviluppo personale. Ora io ho tipo 30 slide, non ve le faccio vedere, vi dico quelle che sono le cose. Vabbè, noi avevamo in una prima slide, in una delle prime domande, abbiamo chiesto con chi parlassero di sessualità e la maggior parte di loro non parlava con nessuno di sessualità, quindi ragazzi tra i 12 e i 15 anni che non avevano nessun tipo di interazione se non diciamo un 40% con quelli che erano i coetanei, scusatemi, non un 40%, un 60% parlava con i coetanei, quindi persone che avevano le stesse precise informazioni che avevano anche loro, che vedremo, diciamo, erano informazioni inizialmente che abbastanza fuorvianti. Il dialogo con i genitori, noi questi dati li abbiamo dati anche ai loro genitori, quando abbiamo fatto questa presentazione abbiamo chiesto anche ai genitori di partecipare, proprio per mostrare che la maggior parte dei loro figli riteneva assolutamente inadeguato il dialogo, assente, inadeguato e insufficiente per l'80%, quindi su 70 ragazzi che erano il campione a cui noi abbiamo sottoposto in entrata e in uscita questo questionario, l'80% significa insomma quasi, la quasi totalità, diciamoci la verità. In entrata noi abbiamo sottoposto, la parte iniziale erano queste 45 domande che io sfido chiunque di voi a fare, forse qualcuno di voi ha qualche conoscenza in più, ma alcune erano veramente difficili. In entrata ovviamente sono uscite le cose più interessanti e su quello noi abbiamo anche sorriso, perché alcuni di questi ragazzi, se non fossimo arrivati noi, adesso non per farci, diciamo, per parlare bene di noi stessi, però c'erano alcune cose che facevano sorridere, tipo erano destinati ad una vita sessuale molto triste, soprattutto i maschietti che pensavano che il periodo refrattario fosse una disfunzione erettile. E quindi io me le sono immaginate tutti tristissimi di fronte a una cosa naturalissima che loro avevano vissuto in una maniera proprio sbagliata. Poi c'erano ovviamente... Scusami se ti interrompo, perché non lo sapesse, il periodo refrattario è il periodo, il momento in cui dopo l'eiaculazione bisogna riposarsi un attimo per riprendere le forze, per fare in modo che ci sia poi una vigorosa emozione ripresa della sessualità. Ma quello che ci aveva lasciato più perplesse erano le informazioni sulle malattie e sulle AIDS, perché l'AIDS per questi ragazzini era una malattia che poteva essere contratta solo e soltanto dagli omosessuali, quindi soltanto attraverso rapporti omosessuali, e le malattie e la prevenzione, il preservativo serviva soltanto per le gravidanze, per nient'altro. E c'era anche poi era bellissimo il fatto che le ragazze in particolare non avevano quasi nessuna conoscenza del proprio corpo, cioè non sapevano la differenza che esisteva tra vulva e vagina, non avevano proprio idea di come fossero fatte, non si erano mai guardate. Questo però, devo dire la verità, dottoressa, penso che anche molte persone di età più elevata, le abbiamo semplicemente dato un input, uno spunto in più su cui riflettere. C'erano poi, dopo questa prima parte, in cui l'analisi ci ha dimostrato insomma, che siamo state efficaci, perché nel momento in cui, se volete, non faccio vedere il grafico, io sono uno statistico, mi diceva Raffaello, quindi parlo meglio con i grafici. Vabbè, diciamo che te la cambi pure con le parole, dai. Grazie. Allora, questa è la diapositiva, se riesco. Allora, in blu ci sono le risposte in entrata e in rosso le risposte in uscita. Che cosa significa? Che quando siamo arrivate su 45 domande, il minimo di risposte che sono state date esatte era quel 29%, quindi una decina di domande circa. Cioè c'è chi ci ha risposto bene a 10 domande su 45. In uscita 18-19 è stato il minimo, cioè hanno raggiunto quantomeno la sufficienza, e l'ho riportato come una questione di sufficienza. E ovviamente è cresciuto, fortunatamente è cresciuto soprattutto il massimo che abbiamo raggiunto, e su questo noi abbiamo fatto delle considerazioni rispetto ai due sottogruppi, le due classi, le due scuole che vi dicevo. Abbiamo visto che nella scuola, quella in cui ci hanno seguito di più, noi avevamo pensato ci avessero seguito di più ed è stato così,
perché sono cresciuti tutti in maniera costante, cioè c'è stata una crescita di risposte positive, però quello che ci ha sorpreso è che quelli che sembravano più scapestrati, quelli che ci hanno fatto sudare di più, quelli dove sono volati, no? Cioè, è stato anche difficile tenerli sulle sedie in determinati momenti, hanno avuto una distribuzione molto divisa, nel senso che c'è stato chi non ci ha voluto seguire e non ci ha seguito, ma poi c'è stato chi ci ha seguito e ci ha seguito a eccesso, cioè i valori più alti, quelli che ci hanno risposto 44 domande giuste su 45, venivano dal gruppo degli scapestrati, e quindi lì dove noi in entrata ci hanno detto no, ma tanto con questi è inutile che venite perché non riuscirete a fare nulla, abbiamo potuto dimostrare anche ai loro professori, ed è stata una soddisfazione vera, che non era così, che forse con le giuste, con i giusti input, anche questi ragazzi possono dare il meglio di sé, anche meglio di chi, insomma, è più facile da gestire. Però questo ha a che fare con l'educazione nelle scuole italiane, no? Abbiamo poi posto c'erano dei gruppi di domande sulla masturbazione, il significato di fare l'amore e la contraccezione. Sulla masturbazione abbiamo avuto risultati, diciamo, questi ragazzi hanno cominciato a... la percepivano già come una questione, come una cosa normale, anche se alcuni pensavano che fosse un aspetto della vita sessuale che solo gli uomini potevano permettersi, quindi le donne erano una cosa solo da maschi. C'era proprio questo tipo di risposta, una cosa solo da maschi. E abbiamo avuto chi ci ha risposto così. Altri che erano spaventati, altri che la ritenevano una cosa sporca in entrata. In uscita è rimasto qualcuno, fortunatamente solo per maschi non ce l'ha detto più nessuno perché rischiavano di essere picchiati, cioè, sì. Poi siamo arrivati proprio al... potevamo essere violente, però molti, ed è stato bello, hanno detto, hanno preferito, diciamo, l'hanno vista come un modo per conoscersi, come una cosa naturale e un modo per conoscere se stessi, e quindi una grande consapevolezza nuova. Poi sul significato di fare l'amore invece avevamo una cosa che faceva, che lo abbiamo sottolineato anche proprio nel rapporto con i genitori, molte ragazzine hanno detto fare l'amore è la massima prova di la massima prova d'amore, la cosa che uno a un certo punto deve fare per mostrare al proprio ragazzo, alla propria persona che ama, chi lo ama. Il che è tutto per gli altri, niente per sé, è già questo, insomma, non... Solo se desiderato da entrambi invece poi è diventato quello che diciamo l'item che ha avuto la percentuale maggiore, quindi una consapevolezza anche della coppia che è cambiata rispetto all'inizio. E poi la contraccezione era quella su cui, diciamo, cioè avevano tutto, pensavano tutto, tranne quello che era veramente quello assicuro, giusto? Cioè che era va bene, è una cosa che fa perdere solo tempo, i preservativi costano, poi conoscevano solo il preservativo, ha detto questo, conoscevano solo il preservativo, quando la dottoressa Simone si è presentata con tutti, cioè pillole, anelli, vaginali, non si è capito niente, li vedevi, erano elettrizzati, spaventati, terrorizzati, ma molto curiosi, ha detto questo. Speriamo